Tifosi rossoneri, buongiorno e ben ritrovati. Oggi abbiamo voluto davvero esagerare perché siamo arrivati, insomma, siamo venuti a trovare colui che con schemi e idee ha cambiato il calcio, il profeta di Fusignano, Arrigo Sacchi. Buongiorno Arrigo, grazie. Buongiorno, buongiorno. Grazie per essere qui insieme a me oggi. Allora, so, una chiacchierata importante dopo quella che abbiamo visto e letto ieri sulla Gazzetta dello Sport. Abbiamo questo onore oggi di ripercorrere magari per qualche minuto i ricordi sulla panchina rossonera. Parto con un aneddoto, Parti. perché quando Arrigo, dovete sapere, arrivò al Milan, il primo insomma, che disse qualcosa a riguardo fu Silvio Berlusconi con un giornalista che chiese: Presidente, ci dica qualcosa in più, chi è Arrigo Sacchi? E lui rispose: è il tecnico con la profezia della vittoria, con la voglia, con la grinta giusta per portare in alto questo Milan. E così è stato. Berlusconi era un giorno avanti. Io devo dire che firmai in bianco perché dissi: o siete dei geni o siete dei pazzi, però io devo darvi qualche cosa in cambio. Firmai il contratto in bianco e Berlusconi viveva un giorno avanti a tutti e quindi, e forse anche adesso. E quindi aveva visto quello che gli altri non avevano visto. Allora, Beh, non è non... completamente esatto perché io sarei andato alla Fiorentina, io dovevo Ah. incontrarmi il venerdì con la Fiorentina. Ho capito, una curiosità. Dunque, partiamo con insomma, qualche rievocando, no? Qualche ricordo a questi tifosi che mi chiedono sempre sul passato. Sono state due le Coppe dei Campioni, vittorie storiche che Arrigo conquistò con quell'armata che viene definita la formazione immortale. Posso dire una cosa? Sì. Due, io ho partecipato a tre Coppe dei Campioni, Tre Coppe dei Campioni. quindi vuol dire che sarebbe quasi il 70%. Certo. Che non... Beh, era una squadra di, prima di tutto di persone per bene, di grandi professionisti. Io ho sempre guardato prima di tutto l'uomo Certo. e poi il loro entusiasmo, la loro generosità, la loro passione, la loro... Altrimenti non si fa nulla. Prima tu parlavi di schemi, no, io non avevo schemi, avevo un gioco, che è un'altra cosa, dove cercavo di, negli allenamenti, di simulare tutto quello che doveva capitare durante la partita in modo che il loro sistema nervoso l'avevano già recepito e quindi avevano delle... c'era un'interiorizzazione che permetteva delle risposte immediate e cambiavano in relazione proprio agli avversari, quindi era un lavoro che si poteva fare unicamente con una loro volontà, una loro attenzione massima. Ho sempre pensato che il calcio sia l'espressione di un'intelligenza collettiva e quindi stavo molto attento a prendere persone, prima di tutto, che avessero questa grande volontà e professionalità e generosità, ma poi possibilmente che fossero intelligenti e l'hanno dimostrato. E quindi questo mi ha facilitato molto. In più avevo una grande società perché il club viene prima della squadra, come la squadra viene prima di ogni singolo. Certo, ci sta. E no, non certo perché in questo paese si pensa proprio esattamente il contrario. Ma ho sempre pensato che il calcio fosse uno sport non pensato. I padri fondatori l'hanno pensato e creato come uno sport offensivo e di squadra, in un paese che invece ha sempre pensato il contrario, che fosse individuale e difensivo. Quindi io ho fatto cose molto semplici, ho cercato di lavorare più che sui muscoli, sull'intelligenza prima di tutto. Quindi anche facevamo esercitazioni psicocinetiche, con partite sempre a tema, con tante regole, perché volevo che i loro neuroni non si atrofizzassero e quindi che fossero sempre attenti. E devo dire che sono stati bravissimi perché io vengo da lontano, vengo da lontano nel senso che cominciai proprio in questa cittadina,
allenando in seconda categoria, lo so bene. e quindi ho fatto seconda categoria, prima categoria, poi ho saltato la promozione, sono andato in quarta serie, che allora erano semiprofessionisti, senza avere neanche il patentino da quarta serie, poi sono andato nei settori giovanili. E da lì è una storia co commovente. Lunga. Ci tengo a chiederle una cosa. Il Times l'ha nominato miglior allenatore di tutti i No, tempi. ma questo parliamo d'Italia, la più grande soddisfazione l'ho avuta adesso dall'UEFA, 6-7 mesi fa. L'UEFA ha messo i 10 allenatori che nel mondo hanno contribuito all'evoluzione del calcio. E io sono fra i 10 e questo mi ha riempito veramente di... Non me l'aspettavo, come non me l'aspettavo di poter partecipare a tre Champions, a tre Campioni e vincerne Certo. due. Però non era neanche il mio obiettivo era di fare le cose al massimo delle mie capacità, questo Beh, era il insomma, mio mi sembra che i obiettivo. risultati siano arrivati Ho alla avuto la grande. fortuna, ripeto, di trovare una grande club, avevo trovato anche prima tanti club molto pazienti e quindi anche competenti. Posso fare una domanda che sembra scontata, ma non lo è assolutamente. Chi è il più grande giocatore di tutti i tempi Che ho per Arrigo allenato. Sacchi? Che ha Ah, allenato o che ha visto dal vivo? Perché insomma, sono guarda, andato dopo io ti anche. farò vedere, aspetta un attimo, te lo faccio vedere subito così lo vedono anche Attenzione, ma. i tuoi tifosi. Vediamo cosa ci propone Arrigo, perché insomma, qua stiamo parlando di storia. Storia del calcio, Arrigo Sacchi, come sapete, per anni è stato sulla panchina del Milan, dove ha ottenuto dall'87 al 91 le maggiori vittorie storiche, due Coppe dei Campioni, due Intercontinentali. Vediamo cosa ci mostra adesso. Allora, vedi, questo è un pallone, quando ero Real Facciamo Madrid. vedere anche ai tifosi. Questo è un pallone che ha tre dediche e firme, che sono, vediamo un Qua, qua, qua. po'. Questo Allora, questo è Maradona. Poi, è Maradona. Ragazzi, stiamo parlando di Maradona. Qua. questo è Alfredo Di Stefano. Insomma, non il primo della... E questo è Pelé. Addirittura. Questi sono i tre più grandi giocatori della storia calcistica. Io ho letto una cosa molto interessante. A parte i tifosi che continuano a ringraziarli, c'è un ricordo bellissimo di lei, mi piacciono tantissimo queste cose, come è giusto che sia. Ho letto che lei in un'intervista aveva detto: giocare contro Maradona è un po' giocare contro il tempo, prima o poi sai che ti segnerà o farà segnare. È così, è così. E dopo una partita dove giocavamo a San Siro e finì il primo tempo 0-0. Cosa strana in Italia, dove purtroppo la nostra cultura calcistica e sportiva non è così elevata. Però i tifosi del Milan sono più abituati di altri a vedere il bel gioco. Gli era capitato anche prima con altri allenatori. E alla fine del primo tempo successe che mentre la squadra si avviava verso gli spogliatoi, i tifosi del Milan, il pubblico che era a assistere, si alzarono in piedi ad applaudire, e applaudirono per quei 2, 3, 4 minuti in continuazione. Quando io arrivai nello spogliatoio, di solito io non parlavo per i primi 6-7 minuti, e volevo che si rilassassero, dissi: allora, Maradona ha avuto 45 minuti di pazienza. O segniamo noi o segno loro. E per quella volta ci andò bene, segniamo noi. Alla grande. Voglio chiederle questa cosa qua, ma secondo Arrigo Sacchi, attualmente chi è un allenatore che come idee e come mentalità ricorda? Allora, guarda, diceva Wenger 1 o 2 anni fa, ormai il calcio totale non è più un'esigenza, è una necessità. Chi è fuori dal calcio totale non ha seguito l'evoluzione del calcio. In Italia ci sono degli allenatori, l'ho scritto nell'intervista di ieri, se tu l'hai letto, Sì. ho messo gli allenatori. Noi abbiamo tanti bravi allenatori, ma che sono allenatori del calcio italiano, un calcio molto speculativo, un calcio non sempre generoso, un calcio
dove aspetti l'errore dell'avversario per punirlo. Un calcio che è basato molto sulle individualità e molto su prima non prenderle, quindi sulla difesa. Un calcio costipato, se mi è consentito. Oggi ci sono degli allenatori che hanno messo al centro del progetto il gioco, che non se ne parla mai, perché essendo un elemento astratto, diventa difficile. Il gioco sarebbe paragonabile a quanto è il copione nella prosa, quanto è lo spartito nella musica, quanto è la trama in un film. Un film può avere anche i più grandi attori del mondo, quei colossi ormai sono stati dei cult. E avevano i più grandi attori del momento, mancava la trama. E quindi ci sono allenatori così, in Italia ce ne sono, incominciano ad essercene. E anche il pubblico sta cambiando molto, forse la globalizzazione sta affinandosi. E cosa vuol dire? Una vittoria è sempre una cosa che dà emozioni. Però se non è corredata dalla bellezza, dall'armonia, dalla superiorità di gioco, dal merito. Quando dico la parola merito, in questo paese sono sempre prudente perché è un qualche cosa che non tutti riconoscono. Certo. E quindi è dove essere i padroni del gioco. Ti danno delle emozioni infinite. E oggi, per esempio, leggendo Napoli, che viene considerato erroneamente, che non abbiano una cultura sportiva adeguata, beh, l'anno scorso sono arrivati terzi, c'era uno striscione che teneva tutta la curva. Grazie per le emozioni che ci avete dato, a prescindere dal risultato. Quindi, in più c'è da dire questo, che il calcio, io l'ho sempre interpretato come uno sport di squadra, che non disconosceva però la bellezza del gioco, anzi ne aveva fatto un valore, un valore, e se è importante la vittoria, quanto l'aiuta e l'amplifica lo spettacolo del gioco. Questo bisogna capire. Certo, lo spettacolo del gioco. Voi pensate, l'altro giorno vidi Juventus-Inter, i due giocatori più bravi, più in forma, erano Icardi da una parte e Higuaín e Dybala dall'altra. Benissimo. In tre avranno toccato 10 palloni. Ma se non li alimenti, se non hai tu il gioco, allora devono essere più bravi di Michael Jordan, che non sbagliava mai il canestro. Certo, quando hanno Quando l'occasione devono vado essere una palla, decisivi. devo. Sì, vabbè, Devono ma essere però decisivi. così Diventa riduciamo. difficile. E le ultime, poi chiudiamo. Quanto pesa un mondiale senza Italia? Beh, per noi è tu pensi che era 58 anni che noi. E io mi ricordo quando non andammo l'altra volta con l'Irlanda, fummo eliminati Certo. dall'Irlanda del Nord. Pesa molto, pesa molto, pesa molto, ma prendiamo degli schiaffi, ma non cambiamo Non mai. cambiamo mai. È un paese che fa fatica a rinnovarsi, paese statico. Il calcio è la metafora della vita. Il calcio ti fa capire un po' di più com'è la vita e com'è la società. Il calcio, gli sport in generale e in particolare quelli di squadra. Però noi ancora siamo affaccendati a pensare mitizziamo, Certo. e non lavoriamo di sistema, e anche le squadre lavorano. Fanno così. Hanno percepito l'agonismo. A proposito di rinnovo, volevo chiedere, visto che qualcosa è cambiato nel nostro campionato, molto sulla tecnologia, Arrigo Sacchi è pro o contro l'uso del VAR? Allora, intanto il VAR viene gestito dagli uomini e quindi È lecito è sbagliare. lecito sbagliare. Ok. Però è un qualche cosa che dovrebbe dare più sicurezze e tranquillità agli arbitri.
Questi, alcuni di loro soffriranno perché gli arbitri sono diventati dei protagonisti. Lo sono ancora, ma non in modo così. Prima era una dittatura, come aveva visto. E quindi io, VAR sicuramente ti dà, ci sono più controlli, più persone, Certo. quindi non è una sola persona Certo. che può avere una sudditanza. Devono essere in tanti. Devono essere in tanti. Ho letto nella sua meravigliosa intervista di ieri che diceva che Gattuso si è un po' preso una patata bollente. Non voglio entrare nel merito, ma le chiedo soltanto una cosa. Vista la sua incredibile esperienza, potesse dare un consiglio a Gennaro Gattuso, cosa gli direbbe? Di giocare bene, di dare dei tempi di gioco, di dare un'organizzazione di squadra, una connessione migliore. Una collaborazione maggiore dipenderà però, vedi, ripeto, il club con la sua storia, con le sue visioni, con la sua competenza, con le sue norme, viene prima della squadra, come la squadra viene prima di ogni singolo. Allora dipenderà molto da come sarà il club. E sai, Berlusconi quando arrivò non era creduto dai giocatori. Perché era troppo avanti. Poi piano piano si sono accorti che non era un sognatore. Però io mi ricordo che dissi con Berlusconi, guardi che se non li coinvolgiamo, sogniamo solo io e lei. E quindi non riusciremo mai. Questo Milan può essere fiducioso in Europa quest'anno, oppure è un ostacolo ancora troppo Beh, grande? sai, intanto fra l'Europa League Perché la e Coppa dei Campioni c'è c'è la differenza. differenza che c'è fra la B e la C, ecco, specialmente quindi io mi auguro di sì, sarebbe già anche perché hanno speso tanto, a me dispiace, hanno speso tanto con risultati minimi, hanno commesso forse degli errori, sì, si commettono sempre, forse hanno preso troppi giocatori, sì, forse non hanno guardato quelli che avevano già in Certo. possesso per integrarli meglio. Insomma, ci sono stati. Io mi auguro per il bene che voglio al Milan che possa riprendersi e possa giocare un calcio convincente. C'era una grande euforia quest'estate. Io devo dire che quando vedo questa euforia in estate sono sempre preoccupato. Scettico. Chiudo con l'ultima, perché ci tengo a sapere cosa ne pensa Arrigo di questo calcio che ormai è diventato con queste cifre folli, un po' tra virgolette, passi il termine mister, un calcio malato. No, malato è sempre stato, come la vita. Non è malato dove, in quelle nazioni che non c'è una malattia così grave, ma qui è una legge della domanda e dell'offerta. È una legge della domanda e dell'offerta, finché il calcio tirerà così tanto, arrivano delle cifre. Io non mi scandalizzo di queste cifre, anche perché. Oggi è di gran moda il calcio, anche perché la gente è disposta a pagare per divertirsi. Quello che mi scandalizzo è se non diamo, se diamo solamente vittoria senza divertimento. Questo sì che mi scandalizza. È stato bellissimo, molto emozionante essere qui a Fusignano, ne è valsa davvero la pena per questo signore qua che ci ha regalato delle emozioni straordinarie con questo No, Milan. Io guarda, io dicevo con i miei giocatori. Ricordatevi che quando si fanno le cose col massimo impegno e si riesce a dare emozioni alle persone, queste ci ricorderanno per tutta la vita e ce ne saranno grati. Questo era il mio obiettivo. La vera vittoria per me era sentire il pubblico che si divertiva. Io arrivai che credo ci fossero 30.000 abbonati, mi pare che il secondo anno fossero 60 o 66.000. E questi sono risultati importanti che però io so benissimo che si sono realizzati attraverso un grande club, delle persone prima di tutto, dei grandi professione. giocatori che giocavano con e per la squadra a tutto campo, a tutto tempo.
non io sono più bravo, ho più tecnica, più abilità, gioco per mio conto, no? Perché Certo. così non usufruissi delle sinergie. Diceva un grande commediografo e anche poeta, Brecht, diceva: senza un copione ci può essere solo improvvisazione per sapochismo, e anche gli attori più affermati hanno bisogno dell'aiuto degli altri per manifestarsi compiutamente. E più il copione ti illumina e ti guida, e più i giocatori, i tuoi compagni collaborano con te, più è facile che tu invece di ricevere 30 palloni ne ricevi 300. Giusto, chiudiamo con questa perla, vi faccio vedere il regalo che Arrigo mi ha fatto me, lo ringrazio tantissimo, il libro con dedica personale che trovo qui. Vi ricordo di seguire la pagina Instagram Matteo-Rivarola, dove questa sera metterò una foto che faremo tra pochissimo con Arrigo, Scusa, in commentate. questo libro non parlo solo, ci sono tanti Sì. aneddoti, non parlo solo del Milan, però il Milan ha una Beh, parte, insomma. direi, Ma direi importante. Parlo importante. anche della mia vita, dei miei, più che sogni, della mia straordinaria passione che avevo per il calcio e di un'ossessione La vittoria. che no, No. no, 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 no. Una vittoria senza merito per me non era una vittoria. Noi vincemmo 2-0 a Pescara, avevo un muso lungo così, non avevamo giocato bene, abbiamo vinto solamente per l'abilità di un giocatore o due. Gagliani mi disse: dai Enrico, potremo una volta vincere non giocando bene? No, dobbiamo vincere giocando bene. Io Questo spiega sono... tante cose, la mentalità vincente. Sentite e ascoltate bene. Sì, io ho sempre avuto una sola certezza nella mia vita, che si poteva fare di più e meglio. Fantastico. Chiudiamo così. Un caro saluto a tutti i tifosi milanisti. No, non c'era messaggio migliore. Arrigo, grazie, è stato davvero emozionantissimo. Una persona disponibilissima che mi ha accolto in casa sua come davvero fossi un parente. Grazie mille. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo ospite. Sarete voi i protagonisti perché faremo una diretta dove risponderemo alle vostre domande. Mi raccomando, non mancate. Un abbraccio a tutti.